Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale, che intro tamarra. E siamo al quarto episodio di Far Cry 6. Sì, ho rallentato un po' il carico ragazzi perché il lavoro mi sta veramente uccidendo. Allora, siamo rimasti a questa missione Legami di Sangue e dobbiamo andare esattamente tipo dall'altra parte della mappa. Quindi chiedo uno spostamento rapido se è possibile. Aspetta, 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 tanto qua c'è Signorita sotto di Camila Cabello e Shawn Mendes. Cappotto da scrocco. Capito? Cioè, tu esplori la mappa, ti fermi per prendere una cosa e ne trovi un'altra se è meglio. Cioè, capito? Allora, proviamolo. Ok, dobbiamo andare tipo in cima a questa torre. Vabbè, non c'è problema. Ah, dobbiamo incontrare qualcuno, ok. Mi ero perso il perché sopra questa torre. Ah, ciarcecchino. Eccolo, furbetto. Furbetta. Ok, c'è da andare a uccidere. Sostanzialmente questo voleva dirci, l'ho tagliato perché sarà troppo lungo. Bene, all'azione. Allora, prima col telefono ci sono due cecchini là sopra. Buona sapersi. Io non avendo un fucile di precisione, di qua veramente non posso fare un cazzo. Fin qua diciamo che ci puoi camminare senza cura. Muori va il bello. Ok, non mi vedi, non mi vede. Quella non mi vede. Dai. Fuori. Più rapido però. Devi essere più rapido. Ok, vabbè, entrare qua dentro, da quel che ho visto, è sei una puttanata. Quindi potrei essere già entrato se volessi. Perché sta muovendo l'armato? Mi sa che ho fatto del casino. Perché vi siete messi a fare la guerra, cazzo? E spada. Porca puttana, erano tutto stealth. Ok. Ormai mi hanno visto. Che palle. Vai, tenente Aguilar, muori. Vai, ciao tenente Aguilar. Oh, ma la munizione per il fucile no, eh. Poi da coglioni. Però no, ci vuole troppo per disattivarlo, raga. Non potete più chiamare mamma adesso. Oh, grazie dei rifornimenti. Dentro sto casottino. Qua c'è ancora gente di alcarmato. Ah, è sceso il cecchino, eh. Scusa, 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 scusa. Ma dai, sei un coglione. No, no. Mi sta facendo fuoco addosso. Come cazzo ce lo scardino quello lì da là? Così tipo non ce la farò mai. Dammi delle soluzioni, fra. Forse l'elicottero. Ma l'elicottero me lo abbattono subito, lo so già. Qua c'è il molo. Altra gente. Bello, senza perdere vita. Oh, tocco l'azzatello. Oh! Questa si chiama esperienza. Tu non mi piaci. Anche tu. Ciao. Ma che bei mezzi, ma che bei veicoletti che avete. Ok, beh, direi che ci siamo quasi. È arrivato il momento dell'elicottero, raga. Lo distruggerà il carmato dell'elicottero. Guardate qualche bomba che c'ha. Dai. Non lo sto cogliendo. No, ma non è... Vaffanculo. Un colpo mi ha fatto fuori, ma non... Dai. Siamo molto di Call of Duty questa parte di mappa, eh. Mi interessava dirlo, scusate. Questo sta in alto per forza. Eccoti. Frella, se tu fai così e ci rimetti tu... A parte che ti ho ammazzato con un colpo, quindi hai sprecato fumogeno per un cazzo. Che mi servirebbe tipo un'arma fissa. Ce l'ho. È questa qui. Mi aspettavo di più. Ok, gli lancio una granata. Ce l'ho qua nell'inventario, ragazzi. Ok, ce n'ho tre. Una andata. No. Una l'ho buttata veramente al cazzo. C'è una soluzione.
Una IMP non serve a niente. C'è qualcuno là. Vieni, 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 vieni. Che devo ucciderti per avere il supremo. Oh, eccola l'arma fissa. Perfetto, perfetto. Fra, sei finito. Vai. E mori. Anche tu, dato che ci sei. Oh, vai. Raga, interna all'otto, eh. Entriamo in laboratorio. Interessante questo laboratorio. Dottor Alejandro. Alejandro Montero. Deve essere il fratello di Espada, sicuro. Eh sì, è stato rapito dagli Yarani. Che poi il nome Yarani, ragazzi, sarà tipo un nome di una specie aliena. Ok, mi sa che questo qua a casa non ci torna. Crede in Castillo. Ah, si sta rivoltando contro. Ah. Beh, se arriva alle minacce quelle serie. Papà è sick. Non me ne frega. Oh, la gara, ce l'hai scommesso. Operazione completata. Abbiamo ripulito il posto, però non è diventato nostro, a differenza di altri posti in cui siamo stati. La leggenda della principessa. Boh, proviamo. Allora, da quel che si sono detti nel dialogo, Espada ha mentito a Dani perché aveva paura che se Dani avesse saputo che il fratello di Espada sta nell'esercito, lui non avrebbe aiutato lei. E comunque lui gli ha detto, guarda che è sempre parte della tua famiglia. Ok, sta tipo qua sopra, voi girate il golfo. E qua c'è il rampino, sempre che melodia. Oh, un'altra postazione contraria, grazie mille. Queste sono cose utilissime. Ok, caccia al tesoro, vediamo cosa mi dai. Leggenda della principessa. Allora, per andare a prendere questo tesoro, c'è da tuffarsi qui. Perfetto. Vabbè. Non era necessario paracadute. Ok, evitiamo le meduse, ragazzi. Qua c'è l'ingresso della caverna. Poi, dritto. Affogando. Superficie, superficie, superficie. Ok, primo step. Sempre giù. E riemergiamo qua. Qua sopra che ci sta? Le meduse vanno uccise. Quindi, ragazzi, salite di là. Poi giù, qui. Dritto, dritto, dritto. Siamo molto di quelle cose subacquee che facevi con Assassin's Creed, raga. Fra. Minchia, quante ce n'è. Via. Raga, ma esplodono come palloncini ste meduse. Che è? Posso anche uccidere con la pistola, così magari non spreco i colpi. Ok, ancora più giù. Tipo di qua. Probabile. Sì. Ah, ok, c'è da usare il rampino. Qua c'è dello spago. Qua su e rampozzo. Qua giù che c'è? Oh! Qua sopra dovrebbe esserci il tesoro, famoso. This must be la princesa. Che voilà, your majesty. Eccolo! Completato! Ora mi dai una via d'uscita, vero? Vabbè, sì, forse uscire è più semplice di quel che si pensi. Fantastico. Vai. Sì, però un po' più di cazzima nel nuoto, Dani, eh. Ok, la storia di Iran è stata completata. Rubiamo sta scorta e poi andiamo a fare la missione. E queste scorte sono tipo sopra questa montagna qua. Oh, intercettiamo la scorta così. Ho 3 minuti per andare laggiù. Paracadute e via. Serve un veicolo. Vieni qua. No, non mi rompete i coglioni già adesso, per favore. Già che c'era una macchina. Ma come c'è l'elicottero? Ok, supremo.
Elicottero di merda. Elicottero di merda. Ciao. Dammi. Ok, è durato tanto. Ma che cazzo c'è di mondo meno di laggiù? Il metodo lo devo trovare. Oh, c'è un elicottero. C'è un elicottero. Forse ce la faccio. 50 secondi, raga. È una corsa contro il tempo. Ok, con tutta l'aria, le forze. Oh. Raga, a 10 secondi. Sono un genio. Adesso vabbè, arriva la parte più divertente e più semplice. Tipo ammazzarli tutti. Guarda qualche pappamolli che sono. Poi dai coglioni. Vai. Dammi tutto quanto. Polve da sparo. Collante supremo. Okay. C'è l'amichetto qua. Ciao. Addio. Hai anche delle munizioni, quindi sei veramente utile. Grazie, la tua morte mi ha reso felice. Beh, direi che è il momento di andare a fare la missione. Vieni, vieni, vieni che parliamo. You got that right. Oh, merda. I know that you are sick. And you would rather die than ask for help. Oh. Allora è malato davvero. Con la testa di coccodrillo. Purifica l'aria. No, la storia di Arana un'altra volta. Andiamo per l'orto dei contadini. Così sempre cazzo duro. Boni, boni, boni. Però, no, raga. Questo è utilissimo. Cosa vuoi? All'azione. Oh, è aperta qua. Esplodi. Oh, 24%. Beh, qua ci vado supremo. Perfetto. Esattamente così. Oddio raga, ma quanta gente c'è? Manca telecamera adesso. Poi. Poi. Dov'è quel farabutto che sta sparando? Ah, si è sulla torretta. Ecco perché spara qui. Curarsi subito. C'è uno lassù. Gli ho dato fine. Oh, sono io l'artigliere adesso. Oh, ma come si è surriscaldata l'arma? Che arma di merda. Vai, sei durato tanto tu. Sei un grande, tu sei investito da solo. Supremo, supremo, c'è l'elicottero. Non l'ho distrutto, sono un coglione. Ci sta un bastardo qua da uccidere. Tipo sì, eccolo là. No, l'ho perso. Vieni qua che non ti fa nulla. C'è altra gente? Senti, c'è altra gente. Posso? Sì che posso. Ma come l'aereo copre? Devo far fuori l'elicottero, ragazzi. Se no non mi fa far vita. Ma bastardo si nasconde dietro. Ecco, magari tu non mi fossi venuto addosso. Mi sarebbe piaciuto. Abbiamo altri posti da esplorare. Siamo solo all'inizio. Ok, andiamo dalle altre parti. Intanto mi andrà a prendere questa cassa qua. Con un bel fucilino dentro. Ci posso andare via mare? Volendo sì. Sì, lo so, della Contrera, grazie, grazie. Ah, è proprio questo, perfetto.
Ah, proprio dove ci stiamo dirigendo. Quindi direi due piccioni con una fava. Potrei tentare un approccio usando l'arma fissa di questo barchino qua. Mi sa che è tutto tempo perso. Oh, gli aerei, invece sì. Un aereo fuori. Due aerei fuori. Tre aerei fuori. Ah, le forze di Castiglio mi danno la caccia, ma che bello, arrivo. Dov'è il cannone di contraerea? Eccolo qua. Quasi quasi, dato che ci siamo, io ne approfitterei. Come non l'ha distrutto? Ah, invece sì, perfetto. Lui con lanciarazzi si è distrutto la contraerea. Ma quanto sarete imbecilli. Ma quanto sarete imbecilli. Non ho cure mediche. Oh, abbiamo una vita. Ancora altra roba. Non era un punto richiesto dalla mappa questo, però insomma ci aiuta a portare avanti la percentuale, quindi noi la portiamo avanti. Voi che volete? No raga, si è glitchato il gioco. No raga. Ok, mi ha salvato al 77. Ok, mi pare abbastanza chiaro. Tanto qua c'è qualcuno da ammazzare. Siete belli corazzati voi, supremo. Oh, a volte i media nonna funzionano. Maledetto glitch di merda, oh. Che vuoi? Ah, vi siete distrutti da soli, grazie, grazie. Non dovevate, molto gentili. Uno. E dos. Venite a me. Fuori. Se stava andando tutto bene, ti sei cominciato il gioco. Addio. Addio. Amici, addio. Noi ci dobbiamo salutar. Ok, l'elicottero è stata la soluzione migliore. Qua però non vedo tanta attività. Il che vuol dire che andiamo a risolvere di persona. Fuori. Uno, no. Credeva a cercare però. Dai, venitemi a dare la caccia, dai, dai. Bastardi, venite, sono qua per voi. Fuori tu. Il 92%. 93. Qua si fa così. La bomba. 100%. Cura. Dobbiamo aver fatto, raga. Credo. Anche la contraerea è stata spazzata via. Operazione completata. Dai. No, l'elicottero. No, raga. Che due coglioni. Elmetto fuego, che bello. Tac. Posto di blocco del campo. No, non mi ha trovato. Oh, c'è anche qualcuno da uccidere. Ma perfetto. Supremo pronto. Addio. Ehi. Fuori da coglione. 5 years later. Ok ragazzi, niente, l'ho ricominciato da capo. Mi stava troppo sui coglioni. Ok. Bene. I nostri che entrano dentro. Fantastico. Mi è solo bastato allontanarmi, smettere di essere ricercato e tornare. Più easy di così. Bene, ora torniamo dove dovevamo tornare. Ok, missione principale, ovviamente. Secondo figlio. Ruba un furgone penitenziario e tira fuori Miguel da quell'inferno per i reietti. Sarà il principale di Costa del Mar, cioè il furgone. Quindi tipo qui. Ok, ci servono questi tipi di furgoni qua. L'unico modo per chiamare una macchina è andarceli a cercare. Eccolo, 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 eccolo. Ecco.
Calpestiamolo. Oh, che bello. Che lunghetta la strada, raga. Raga, ma che è sta roba? Non ci deve essere quasi, Posso sfondare qua? Dimmi di sì, dimmi di sì, dimmi di sì. Grazie. Grazie, Bimbo. Ok, parcheggiamo. A posto. Dirigiti con Carlos alla prigione. Ah, siamo nel back del furgone. Siamo arrivati. Eh sì, si è vestito come i nostri rivali. Allora, salva Miguel dalla prigione. Adesso è più veloce. Ok, niente, è andato. Troppo lento a uccidere le persone. Ok, vabbè. Ormai è andato, cazzo duro. Oh, mamma mia. Ciao. Vabbè, meno violento, Ficcatelo su per il culo, altoparlante, fra. No, l'elicottero no, ma c'ho supremo. Un cazzo, molto colto. Ops, che ti succede, fra? Stai sbandando? Vai, tutto bastardo, sei ripreso. Ma che palle. Vieni. Vai, raga, tutti col coltello. È l'arma migliore, soprattutto contro i corazzati. Ho una torretta. Vieni qua. Madonna, come spara. Prima che si avvicinasse l'ha distrutto. Ah, è tu che mi ha sparato per entrare. Ma ragazzi, quanto cazzo odio gli elicotteri. Fanculo. Dove sei? Ah, dove siete? In due. Oh, Supremo è pronto. Allora te lo becchi tutto. E vai anche. Vediamo di grado, raga. Ah, con il distrutto elicottero mi si può uccidere la caccia, Brutta merda. Dove sei, dove sei, dove sei, dove sei? Vieni qua, vieni qua. Ci dovrebbe essere più pochi là dentro. Ecco te. Ci dovrebbe essere un altro solo. Oh, buono. Finiti, credo. E qua ci siamo già stati. E non c'è un cavo. Ok, sarà sicuramente qua dentro. Tutto qua l'arma è stata disattivata. Lo sapevo. Chiave della prigione. Mo' va trovata la prigione. Ok, qua c'è una luce rossa. Vuol dire che può significarsi qualcosa. Una telecamera. Che se ne va a fanculo. Oh, lo sapevo, lo sapevo. È Miguel? Sì, è Miguel. Ciao, Miguel. Come sei figo? Sembri l'attore di Renegade, quasi. Appena trovato. Guardate un po' chi si presenta. First time. Andiamo, Miguel, andiamo. Forza! Non so qua mi distruggo la macchina alla fine. Verso l'infinito e oltre! Raga, che rapidità. Insomma, la tua, Miguel, è un po' discutibile. Però l'importante è farcela. Posso bruciare questo? Yes. Sì che posso bruciarlo. E andiamocene con Carlos.
nel back del van. Minchia che bel maialino che c'è sulla griglia. Sulla griglia, insomma, sul fuoco. Posso autoinvitarmi? Ma lo so che me la cavo bene, cioè non c'è bisogno che tu me lo dica. C'ho rito. Fa come il mio gatto quando dormo, uguale. Secondo figlio completata. Siamo di grado 5. Allora, ho risorse a sufficienza per potenziare la rete dei covi. Veicoli nelle vicinanze, rifornimento quotidiano della scorta della guriglia. Vende le cartoline così. Ne manca uno. E poi siamo a posto. Come paga a me in quello? No, raga. Da giocare poi, assolutamente. Subito. Andremo a fare questa storia Yarana e poi questa Contraria. E poi siamo a posto. Sì, c'è un cavallo. Bene. E anche una cassa. Ma sta sott'acqua. Maledetta, oh. Andiamo. Carpe da scrocco, vado a metterle subito. Dai, 100 metri. Su, su. Passeggero criticone. Ah beh, c'ho il covo qua vicino. Oh, ma fighissimo questo. E lo so che mi abbatteranno, raga, però... Però ci metto una vita. Ok, va bene, va bene, va bene. Tanto... I metri che devo fare, che mi ero programmato di fare, li ho fatti. Che bello, raga, non ci sono mai stato. Quella laggiù è speranza. Ci sono i polli per strada. Ma grazie, 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 fra. Sei veramente d'oro. Ma perché sei sceso e abbandonato la macchina così? Si va in scena. Qua più che altro, ragazzi, si chiamano tipo un elicottero e la fine. Diamo inizio al carnevale. Via. C'è anche a te. No, non funziona più. Ok. Uno. Fuori da coglioni. Fuori da coglioni. Oh, già fatto. Wow. Dai, vamos. Cioè, adesso ce la fai tipo 3 km. No. Ah, ho proprio completato la storia Yarana, perfetto. Ho guadagnato un mezzo di trasporto? Yes. La facciamo però col caffè. Cos'è l'imboscata questa? Oh. Cazzo duro. A posto. Tu cosa hai lanciato per aria? Cosa ti sei permesso di lanciare? Ok, fatto questo, abbiamo detto questa contraria qua. Ok, prendiamo questo, che tanto ci abbatteranno subito, però dobbiamo arrivare qua. Ma non è interdetto qua, fantastico. Va benissimo, ora lo è. Quindi mi levo dai coglioni il prima possibile. Guarda come precipita. E noi tranquilli, tranquilli, si atterra dove c'era atterrare. E con Supremo si distrugge la contraria. Beh, raga, ci ha portato a tipo 1,280 km. Che sono sufficienti per attivare Supremo e mandare tutto a fare pure. Non l'ha distrutta. Ok, ci penseranno le mine. Appunto, a posto. Spazio aereo liberato. Questa parte è stata liberata. È nostra. Grazie della visione, lasciate like al video, iscrivetevi, che è molto importante, e noi ci vediamo presto con Far Cry 6. Grazie ragazzi della visione.